Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, oggi finita la partita contro lo Spezia, 2-2 abbiamo pareggiato. Allora, che dire, primo tempo dove la nostra formazione è scesa in campo come contro il Frosinone, però ci sono stati un paio di errori difensivi da parte nostra e lo Spezia si è visto bene di, diciamo così, di concretizzare questi due errori difensivi da parte nostra, colpevole sempre. Poi tra l'altro è stato bravo su una parata che insomma si è disteso, ma io direi che il nostro portiere è stato incolpevole per le due reti. Calabresi diciamo è stato diciamo così, in marcatura si è perso Esposito e noi la distrazione ci è valsa la rete dello Spezia. Poi la seconda, che Beruata insomma ha avuto il suo problema e quindi di conseguenza siamo arrivati quasi allo scadere del primo tempo sotto di due reti. Io speravo di scendere negli spogliatori almeno su un 2-1, perché insomma sarebbe stato poi magari più facile riacciuffare quantomeno il pareggio, dico la vittoria, ma quantomeno il pareggio. E così è stato. Insomma, Moreo propone l'assist e Touré di testa, meno male, segna la rete, è stata una liberazione, ho detto meno male, 2-1, insomma, e così è stato. Poi la ripresa ha visto, fondamentalmente, ha visto un Pisa che al di là di che diciamo così, Inzaghi ha fatto due sostituzioni che secondo me andavano fatte, entrato Bonfanti e posti Calabresi, ottimo. Bonfanti è entrato bene in partita, un bel 6, Bonfanti è entrato bene in partita. E poi anche l'altra sostituzione di Jevenak per Piccinini dava andata bene, ma alla fine io darei un 5,5 a uno, 5,5 all'altro, insomma, ecco, alla fine non è che sia stato poi Piccinini più incisivo. Ecco, Jevenak poteva limitarsi invece che mandare quel paese l'arbitro, insomma gli avvalsa poi la munizione, un arbitraggio tra parentesi semplicemente imbarazzante, ma aveva già arbitrato partite del Pisa. Io ho sempre ritenuto piemontese, è così, non c'è niente da fare. Veramente imbarazzante, per non dire altro. Io direi proprio imbarazzante, per non dire altro, perché cioè, vabbè, lasciamo perdere l'arbitraggio. Il rigore non lo so, c'era, non c'era, non lo so, non ho ancora avuto modo di vedere, ma alla fine cambia poco, insomma, a livello così risultato. Un buon Touré, un 7 a Touré, Marin 6,5, un punto di riferimento al centro del campo. Per venire alla ripresa, abbiamo detto, ha fatto due sostituzioni e poi sono stati inseriti i nuovi, due nuovi, insomma, Lind e poi l'altro. Poi è stato cambiato Beruato con Angori, quindi bel 6. Leris, insomma, posti Moreo, ma si è visto poco. Io Leris senza voto, perché ha giocato veramente veramente poco. Poi posto di Bonfanti è stato inserito Lind, per quel poco che ha giocato io gli darei un 6, insomma, ecco. Però insomma sono tutti giocatori che al momento devono ancora, insomma, esprimersi al meglio, devono ancora dare il sostituto, insomma, poi cioè devono ancora dare, devono diciamo così prendere insomma diciamo consapevolezza dei compagni, eccetera eccetera, come muoversi male nel campo. Questo è quanto. Per quanto riguarda la seconda rete, bravissimo Canestrelli, insomma, ci ha regalato il pari. Poi le perdite di tempo, insomma, da dire, assurde dello Spezia. Lo Spezia ha giocato veramente un gioco che, insomma, D'Angelo ha proposto questo gioco. Comunque, insomma, perdite di tempo continue. Per carità di Dio, una squadra che alla fine lo Spezia, secondo me, più che la salvezza non può aspirare. Insomma, per quanto ci riguarda, noi siamo una squadra ancora da rodare totalmente. Abbiamo visto stasera, ormai è stata proprio la riprova.
totalmente da rodare, qualche elemento. Ora poi arriveranno, io credo, altri due innesti sicuri, che la difesa con Calabresi ha bisogno di trovare, insomma, ha bisogno di essere un po' più giocatore, ecco. Inutile insistere e dire. Moreau, per quello che mi riguarda, Moreau sciupa una clamorosa occasione facendosi respingere il colpo di testa, ma da distanza ravvicinata. Ma si vede che a Inzaghi gli piace Moreau, a me sapete cosa ne penso di Moreau. Cosa gli darei oggi? 5,5. Cioè, alla fine anche Beruato non è che ha fatto il suo grande exploit, ha giocato meglio sicuramente la partita di Coppa contro il Frosinone, stasera lascia un po' a desiderare. Ma questi alti e bassi fanno modo di non avere sempre il punto fermo, ecco, quindi ci manca quello, ci manca, diciamo così, la finitura, ecco, diciamo questo. È presto ancora, questo è il calcio d'agosto, però se andiamo a vedere i risultati, tante squadre hanno vinto, insomma. Ieri Brescia ha trovato la rete contro il Palermo che noi dovremo affrontare sabato prossimo, non lo so. Io voglio dire, ho ancora, questa squadra ha bisogno di lavorare, ha bisogno di trovare concretezza, di trovare, diciamo così, insomma, il gruppo, trovare il gruppo, trovare concretezza e sicuramente sviluppare di più il gioco a centrocampo. Questo io ho visto. Poi si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, però fondamentalmente è questo. Ci vuole allenamento, ci vuole lavorare ancora e, diciamo così, ecco, diciamo, affinare il centrocampo. Sicuramente sì, insomma, dobbiamo trovare, o meglio, Inzaghi dovrà vedere, trovare la via maestra per sviluppare. Ora, ripeto, i giocatori sono arrivati, chiaro che sono stati in panchina, ma era normale che fosse così, però abbiamo tutto il tempo per, diciamo così, tutto il tempo Inzaghi per lavorare. Siamo alla prima di campionato, cioè, voglio dire, l'importante era non perdere, abbiamo pareggiato, va bene. Allora, abbiamo il Palermo in casa, insomma, partite in casa, dovremmo cercare di strappare il risultato, insomma, cercare di strappare la vittoria. Poi, se così non è, pazienza. Però, per quanto riguarda l'avversario nostro, sì, un bel avversario, per carità. Ripeto, salvezza sicuramente, già lotteranno per la salvezza, non credo che possano andare, forse non credo proprio, però insomma, poi magari si guarderà, si vedrà. Ripeto, un calcio d'agosto, quindi come sempre andiamoci con piedi di piombo, però la prestazione di Pisa, insomma, abbiamo rimontato, abbiamo, alla fine del primo tempo eravamo su 2-1, abbiamo dimezzato il distacco, il divario, e poi nel secondo tempo abbiamo pareggiato. Non credo che alla fine, insomma, ci possa essere. A me quello che mi dispiace è che quando ci sono questi incontri non riusciamo mai a essere concreti. La concretezza è anche di far contenta la tifoseria. Vabbè, per la prossima volta. Che dobbiamo fare? È così. Non c'è niente da fare. L'anno scorso abbiamo perso 3-2 in casa contro lo Spezia. Vabbè, si dovevano salvare. Va bene così. E quindi niente, anche oggi, insomma, alla fine abbiamo pareggiato, prendiamo sto punto, casa un punto ci sta stretto, ma d'altra parte prendiamo il punto, prendiamo quello che viene. Tramoni comunque un bel gioco, un 6,5 a Tramoni, Moreau l'ho detto 5,5, Bonfanti 6,5, poi per il resto Beruato 5,5, Calabresi 5, quindi... Cioè, questo è poi, giustamente, Calabresi poi è stato sostituito all'inizio del secondo tempo perché non era più cosa. Siamo sempre lì. Va bene, e niente, io vi rimando a domani per il terzo tempo che faremo con Matteo. Bene, se vi è piaciuto questo video, pollice su. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani!